bella, incredibile, amici, ho beccato proprio il tavolo giusto, perché queste ragazze devono dire cosa festeggiano. Ditelo, ditelo, ditelo. Aspetta, aspetta che digerisce, aspetta che c'ha un po' di effetto betumiera in bocca, ma adesso arriva. Stai calma, non rigurgitare. Diccelo, diccelo, diccelo in camera, cosa festeggiate? Siamo quasi, quasi tutte single. Quasi, quasi tutte single, anche tu sei quasi, quasi tutte single. No, però io lavoro per lei. Tu lavori per lei? Sì. Quindi per il suo accoppiamento? Esatto. C'è il cameriere, sì. Quello che serve da bere. Ah, ah, incredibile, allora facciamo uno scoop. Il tentativo, adesso, mi dici qui al microfono una dedica d'amore per il nostro cameriere di fiducia che si chiama Scagnoz. Detto anche Christian. Dimmi, dimmi, dimmi qualcosa su di lui da dietro, che dopo gliela facciamo sentire. Ma cosa vuoi dire? Una dedica, una dedica. Ma sì, di quando bel figo. No, più devi farlo innamorare, devi farlo innamorare. Ci pensare neanche. Come no? Allora, di la prima volta che ti ho visto da dietro, subito per me una cosa, una poesia così, vai. Come versi il vino te? Non lo versa nessuno. Oh mio Christian caro, oh mio Christian caro, detto Scagnoz. Ok, però intanto la identifichiamo, tu sei la poetessa di dove? Bergamo. E ti chiami? Francesca. Francesca, dai, l'ultima serenata d'amore per il Christian, una cosa che ti viene dal profondo, proprio così, non lo so. No, 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 sere. Sì, dillo, dillo, che dopo ti faccio accoppiare con Christian. Ragazze, non riesci a farmi la dedica d'amore a questa ragazza. Ascolta, ma su Bergamo TV la ragazza? Eh sì, sì, anche su YouZoz, YouPorn e Commento TV anche. Vuoi aiutarla a fare una dedica d'amore al nostro cameriere di fiducia? Dipende com'è il cameriere. Quello di schiena. Ok, allora, ragazzi, incredibile, incredibile, lo scoop dell'anno. Christian, puoi venire un attimo? Colpo di scena, può diventare anche un programma già noto del passato, tipo Colpo di Fulmine. Vediamo. Aspetta, ma siamo innamorati dell'intervistatore, veramente. Spegni tutto, spegni tutto, spegni tutto. Sì, sfogati sull'intervistatore, sfogati, vieni qua, sfogati su. Taglio. Allora, ti spiego. Dopo ti faccio la prova a microfono, ok? Adesso sospendiamo il collegamento per un attimo, perché dovremo vedere se la nostra amica di Bergamo, single, che si chiama Francesca, riuscirà a accoppiarsi con il nostro barman di fiducia Scagnoz.